3 anni fa, quando ero venuto alle Faroe la prima volta, mi hanno detto: ma porterai mai i gruppi lassù? Dico no, no, perché comunque le situazioni possono essere un po' rischiose, non me la sento tanto, e finisce che ci ho ripensato. E quindi Andrea cerca di arrivare vivo a fine giornata, possibilmente, perché sotto di lui c'è una scogliera di 300 metri di morte assicurata. Comunque, fanciulli, buongiorno, benvenuti alle Faroe, era il mio primo viaggio fotografico quassù, e niente, come vedete, si comincia bene. Questo 2022 è stato l'anno della ripresa vertiginosa dei miei viaggi fotografici brutalmente sospesi dall'arrivo del Covid nel 2020. Oltre ai grandi classici come Lapponia, Islanda, Oman, Canada e Giappone, c'è stato spazio per due belle novità. Innanzitutto le isole Svalbard, di cui a breve arriverà un gran bel video. E poi questo viaggio alle Faroe, di cui come ben sapete c'è già un gran bel documentario su questo canale, per cui non ho in realtà molto in più da raccontarvi rispetto a quel video. Tuttavia, il motivo che mi ha spinto a portare in video l'atmosfera di questo viaggio e quanto accadde durante il primissimo giorno. Tenetevi forte. Cioè, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando, Nick? Sì. Guarda che roba! Madò, che bomba! Ma guarda lì che spettacolo! Ma che roba! Che botta di culo vergognosa! Ma dì, con che faccia lo faccio vedere sta roba alla gente a casa, cioè? A beccarsi gli insulti, cioè, mai più. Meritatissimi, peraltro. Meritatissimi. Arcobaleno completo su uno dei posti più belli dell'Oceano Atlantico. Ma che culo pazzesco! Ma io mi vergogno, raga. Cioè, tu a un certo punto andava a 270 gradi, cioè partiva di là e andava sotto la scogliera. Cioè, Andrea, in realtà sei tu che hai buggato il sistema. Che Andrea è uno che smanetta un pochettino, no? Cioè, credo che è sempre nel legale, però secondo me lui ha trovato il software del meteo delle Faroe e l'ha buggato, perché non è possibile. Cioè, che spettacolo. Oh, per quanto mi riguarda, il viaggio è già finito qua, possiamo tornare a casa. Basta, dopo 8 ore. Capirete bene che l'occasione di scattare una foto così capita una sola volta nella vita, probabilmente, e in tema di occasioni uniche datemi un minuto per parlarvi di Cambly, fantastica piattaforma di e-learning per imparare l'inglese tramite lezioni a tu per tu con insegnanti madrelingua disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, selezionabili in base all'accento, alla personalità e persino in base al tipo di inglese specifico che vi serve approfondire, sia esso l'inglese commerciale, di cinema, aviazione, informatica, eccetera eccetera. Vi ricordo che Cambly è disponibile sia su PC che su app per dispositivi mobili. Data la grande mole di richieste dello scorso mese e il continuo apprezzamento da parte vostra, Cambly ha deciso di estendere alle festività natalizie uno sconto del 60% su tutti i piani annuali, il che equivale a circa 4,99€ a lezione con un insegnante madrelingua, vi ripeto. Per sfruttare questa occasione, cliccate sul link in descrizione e usate il coupon TIOZZOXMAS al checkout, che oltretutto vi dà anche diritto a 15 minuti di lezione di prova gratuita per sapere se questa cosa fa per voi oppure no. Tornando al nostro viaggio, però, purtroppo non ci furono notizie altrettanto belle. Ieri la giornata ha assunto all'improvviso una piega tragica, perché in quel posto dove eravamo, dove io scherzavo dicendo che avevo paura a portare le persone perché è comunque un posto pericoloso, bisogna fare attenzione e bla bla bla, piove sull'obiettivo, e effettivamente a un certo punto spuntano dal nulla membri della polizia con i cani, elicotteri che girano eccetera. Faccio breve, ci dicono che dal mattino è stata segnalata la scomparsa di una turista asiatica che a quanto pare è volata giù da quelle scogliere, e che ovviamente, insomma, non dà nessun tipo di speranza di trovarla viva. Mentre tutto ieri che continuano ad andare avanti elicotteri su e giù a ricercarla, c'era la polizia ovunque, ci hanno chiesto i documenti per, insomma, schedare tutti i testimoni potenziali di quell'evento tragico, e ancora oggi non si sa che fine abbia fatto. Però questo è semplicemente un ennesimo, come dire, spunto per ricordare che queste isole qui non è che sono proprio un posto per sprovveduti che si fanno un selfie sulla scogliera. Già fare le foto come abbiamo fatto noi, quindi con tutte le attenzioni del caso, controlli la direzione del vento, controlli di essere su rocce, di essere su un posto solido, è comunque una cosa rischiosa che deve essere fatta con la testa sul collo. Quindi se vi capitasse di venire qui da soli, insomma,
eccessiva attenzione, non è mai troppo in questo posto qua. Ieri poi siamo andati a vedere, insomma, la tappa obbligata, che è la cascata, la Mula Fossur, che dal villaggio di Gasada loro si tuffa nell'oceano, la cartolina per eccellenza delle Faroe, e mentre il sole mi bacia il viso, cerchiamo di arrivare al Dito della Strega. Le Faroe, dopo tutto, sono un posto così, straordinariamente selvaggio, incontaminato, relativamente lontano dal grande turismo di massa, ma proprio per questo non adatto a un turismo superficiale, poiché appunto i pericoli ci sono eccome, e per evitarli è importante quella dose di buonsenso che spesso viene meno per via dell'entusiasmo di trovarsi davanti a qualcosa di bello. E come se questo non bastasse, il meteo è spesso ostile e le giornate vanno pianificate con cura, guardando il vento, le precipitazioni e sperando di incrociare bene i dati per ritagliarsi delle finestre di gioia. Se in questo si è bravi e soprattutto un po' fortunati, le Faroe sono un posto meravigliosamente generoso. Mattinata super proficua oggi, il tempo si è aggiustato, via il vento, via le nuvole. Grandissima mattinata sul fiordo che sta dietro Tórshavn, veramente un punto di vista spettacolare, molto bello. E poi Tjørnuvík, ancora non ci eravamo venuti, il villaggio che dà sul fiordo che termina nei due faraglioni Risin e Kenningin. Vi ricordate quella storia della leggenda dei troll che rubano le Faroe dalla Scozia, le portano in Islanda, poi gli arriva un raggio di sole, zac, fregati. E noi il raggio di sole invece non ci ha ucciso, ma anzi abbiamo approfittato per fare delle bellissime foto del villaggio dall'alto alla cascata. Il problema è che per arrivare in alto dobbiamo inventarci un sentiero che non c'è, perché poi questi signori si innervosiscono se li cammini sul prato, e quindi bisogna fare in modo di fare le nostre foto ma con rispetto per i locals. Certo che se il rispetto per i locals comporta la slogatura di una caviglia, insomma, ognuno deve prendersi i suoi rischi. In tema di locals poco accoglienti, non c'è dubbio che il contadino incazzato di Saxun sia la più grande insidia che vi possa capitare. Ricorderete che ne fu vittima già il povero John nel documentario precedente, ma ormai è una vera e propria leggenda in tutti i forum di viaggiatori, perché pare che quest'uomo passi le sue giornate a inveire contro chiunque si aggiri nel suo villaggio. Puoi stare anche a 400 metri da casa sua, ma se lui vede che tocchi un prato che non deve essere toccato, questo molla tutto, salta sul trattore e viene a dirtene 4 in faroese stretto. A parte questo, una cosa che deve essere sottolineata sulle Faroe è che, al netto delle location perfette per foto da cartolina, è proprio il paesaggio nel suo insieme ad essere impressionante, e già solamente guidare per le poche strade che connettono queste isole è un modo sufficiente per ammirarne la squisita unicità. In tema di guida va segnalato che durante gli anni della pandemia è stato inaugurato un tunnel sottomarino che unisce Streymoy a Eysturoy, accorciando quindi di una mezz'ora il tragitto tra Tórshavn e Klaksvík. Un tunnel che è famoso per ospitare la prima rotonda sottomarina al mondo, cosa sulla quale mi ero fatto un sacco di film e aspettative perché me la immaginavo super colorata, e invece, a dirla tutta, potevo benissimo risparmiare i soldi del tunnel e guidare mezz'ora in superficie vedendo un sacco di cose molto più belle. Indubbiamente però il tunnel è un'ottima alternativa se state guidando di notte o se fuori tira una brutta tempesta. Allora, è circa 3 giorni più o meno che cerco di raccontare qualcosa, messo il piede nell'acqua mentre facevo la click, ma pensa che sfigato, mamma mia, che roba incredibile. Comunque, dicevo che è tipo 3 giorni che cerco di raccontarvi qualcosa di quello che sta succedendo, ma c'è talmente tanto vento in questi giorni che veramente non si riesce neanche a stare in piedi, neanche a, figuriamoci, a parlare in un microfono. Allora, in questo momento, dove siamo leggermente coperti da questa scogliera, almeno vi dico che sta succedendo qui. Ci stiamo divertendo un casino, a dire la verità. Il tempo ovviamente è quello delle Faroe, cioè ogni tanto fa schifo e ogni tanto è brutto, però a volte ci sono questi momenti di perfezione regalati da madre natura che sono una gioia. Siamo stati ieri su Eysturoy a vedere quel bellissimo panorama sui fiordi oltre alla chiesa di Funningur, se non ricordo male. Poi da lì è arrivato di nuovo il vento, tutto il pasticcio, eccetera. Stamattina Kirkjubor, il posto dove c'è la prima cattedrale. In realtà sono posti che vi ho già raccontato, vi ho già fatto vedere sul primo video che ho fatto sulle Faroe, quindi non serve che io mi ripeta ulteriormente, però coloro ci stiamo divertendo ovviamente a fare foto oggi al villaggio di Saxun. E di nuovo è arrivato il contadino incazzato come una iena perché eravamo andati in un prato dove non c'era nessun segnale, non andare sul prato. È arrivato lui col trattore, c'è delle sgommate, bestemmiandoci in faroense contro. E poi qua
la cascata dietro il campo da calcio di Heidi. Heidi, penso si pronunci. Bellissimo, oggi il mare è qualcosa di violentissimo, veramente, veramente possente, pure troppo, tutto molto bianco, schiumoso, ma wow, veramente una meraviglia. È chiaro che bisogna stare un pochettino attenti qua, perché chiaramente memory dell'asiatica del primo giorno, che non ha fatto una bellissima fine, qua normalmente si andrebbe anche più in giù a scattare questa fotografia, ma col mare così mosso non li faccio andare più in là di qui, perché poi basta che arrivi un'onda anomala, che ne arrivano di fatto durante la sessione fotografica, ne sono arrivate, poi te ne vai. Se entri in quell'acqua lì, con quel mare, non esci. E c'è anche spazio per qualcosa di nuovo. Ora, adesso è venuto un po' di nuvolo, ma prima c'era una luce bellissima da quassù, che siamo in cima a Klaksvik. Ok, quella è Klaksvik, la seconda città più grande delle isole Faroer, da dove si prende il traghetto per Kalsoy, che è quest'isola qua dove stiamo andando adesso. Cioè, in realtà tra 40 minuti abbiamo il traghetto, abbiamo il tempo di scendere dal trekking e andare su. Questo posto si chiama Klakkur ed è un posto fighissimo, perché a parte di avere la vista panoramica sulla città di Klaksvik, come avete ampiamente visto, c'è tutto questo fiordo qui con le varie lingue di mare, che sono uno spettacolo. Quando il sole batte sulle scogliere, con le nuvole in mezzo, veramente tanta roba. Ottobre è un mese molto bello per venire alle Faroer, perché è vero che è bassa stagione, quindi è tutto un po' più complicato, però la luce quando arriva è sempre bassa all'orizzonte, come l'autunno vuole, diciamo, e quindi ogni volta che il sole compare tutto quanto si accende dei colori dell'oro a qualunque ora del giorno, quindi è tanta roba. La ragione per recarsi in quella specie di salame verticale dimenticato dal cielo e pressoché disabitato, che è l'isola di Kalsoy, è presto detta. Al suo estremo nord, al termine del solito trekking su terreno fangoso e dissestato, senza sentiero, non adatto a caviglie deboli e nemici delle vertigini, si trova uno dei luoghi più belli del nostro pianeta. Ok, il solito trekking assassino per Kalsoy. Il primo che è riuscito a venire fino in fondo è lui, Simone, il grande trekker. Arriva Robby anche laggiù. Probabilmente panorama più bello della mia vita. Beh, adesso perché sei in camera? Prima avevi detto il secondo. Il secondo forse, dai, il secondo. Dopo Cesano Maderno, che comunque... No. Dopo Cesano Maderno. Questo alla fine è il punto un pochettino più interessante del trekking, perché come avrete già visto dall'altra parte abbiamo il gruppo di là. Devo guardare dove metto i piedi, sennò è un casino. Facciamo la fine del topo mentre faccio la ripresa. Quindi... lassù i ragazzi che finiscono di fare le foto, e ora bisogna correre perché l'ultimo traghetto è alle 18:50. Però è fighissimo, questo è uno dei posti più belli del pianeta. Faticoso, un po' così borderline, ma ragazzi, si vive per questi posti qua. Tuttavia, il trekking di gran lunga più bello che le Faroer possano offrire è anche quello con cui chiudiamo questo viaggio, ossia il trekking per Drangarnir. Il trekking passa su una proprietà privata, per cui bisogna pagare i padroni del terreno per farsi guidare attraverso il sentiero, cosa che a ottobre, stagione di raccolta delle pecore e di basso afflusso turistico, loro consentono solamente a gruppi di almeno 10 persone, per la modica cifra di 160 euro a testa. Oh, vi dirò, anche a me piacerebbe guadagnare un millino secco per una passeggiata nel cortile di casa. Tuttavia, così è. Questo è il prezzo per porgere il proprio omaggio a una natura così severa, tagliente e affascinante, per assistere a un tramonto in grado di sciogliere anche il cuore di un vichingo e, naturalmente, per rischiare un'ultima volta di finire sfracellati sugli scogli. Allora, si può dire senza alcun dubbio che il viaggio l'abbiamo chiuso in bellezza, perché siamo venuti a fare il trekking di Drangarnir con un tramonto strepitoso, però il tramonto vuol dire che non abbiamo il tempo di tornare indietro, quindi ci devono venire a prendere con quella barca lì. E non è che qui c'è un molo, ci sono rocce scivolose ad altissimo potenziale di mortalità, dove adesso ci imbarcheremo con un'allegria e una spensieratezza di altri tempi. Oscilla tantissimo. Divertente, divertente.
In breve c'è la padrona di casa che tiene la barca vicino agli scogli con una fune, mentre il fratello che guida la barca si aggancia con un arpione alle rocce. In tutto questo noi dobbiamo aspettare che un'onda porti la barca alla nostra altezza e saltarci dentro col tempismo di un felino prima che la barca venga allontanata dalla risacca condannandoci a morte certa. Qualcuno in questo se la cava facilmente, qualcun altro un po' più alla veloce diciamo, e comunque in un modo o nell'altro riusciamo a mantenere la nostra sacra integrità fisica. È difficile spiegare la gioia di averli tutti vivi, perché non è che era proprio la situazione, era un po' borderline a dirla proprio tutta, ecco. Quindi cioè, questa cosa di salire con una barca che va su e giù di 2 metri per botta, ma le pare, sapete, così è un posto ruvido. Ma alla fine dei conti, l'essere un posto così ruvido è proprio ciò che rende le Ferrer un luogo incredibilmente affascinante. Nel momento in cui diventasse meta del turismo di massa, fatto di grandi pullman, grandi alberghi e passerelle di legno immerse in questo genere di paesaggi, probabilmente perderebbe gran parte della sua magia, siamo onesti. Certo, così com'è, non è un posto per tutti, e anche per questo motivo ho a lungo dubitato della possibilità di organizzare quassù un viaggio di gruppo. Perché quassù ci vuole un grande spirito di adattamento, un grande rispetto per la natura, vuole la voglia di lottare col vento e con la pioggia, con il fango e con un terreno frastagliato, scivoloso e acquitrinoso. Insomma, ci vuole un sincero desiderio di buttare il cuore oltre gli ostacoli che madre natura ogni tanto mette sul cammino di un viaggiatore. Forse, chissà, per testare chi è che davvero tra di loro ha voglia di scoprirne le bellezze più preziose. Questo è ciò che richiede questo posto per essere ammirato, e chiunque ne sia dotato, proprio come le persone che si sono unite a me in questo viaggio, alle Ferrer troverà un tesoro che difficilmente può essere trovato altrove.